Allora, l'esistenza degli angeli. Angelo vuol dire, che vuol dire? Messaggero. Messaggero. Qualcuno che esegue la volontà di una persona di cui è servo. Si capisce subito che il nome angelo porta con sé non solo l'identificazione di una categoria precisa di esseri, ma anticipa anche uno dei loro compiti specifici, cioè quello di appunto mandare dei messaggi. Quindi questo è il loro compito, di mandarci i messaggi. Vengono chiamati anche come schiere di angeli oppure eserciti. Infatti gli angeli costituiscono l'esercito del cielo al servizio del Signore degli eserciti. E questo lo troviamo in Isaia 31,4. E sono impegnati a combattere questi angeli, Dio li ha messi, per combattere una guerra spirituale, questa guerra. Ora chi li ha creati gli angeli? Giovanni 1,1,3. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Chi è la parola? Chi è la parola? Qua dice nel principio era la parola. Gesù. La parola era con Dio e la parola era Dio. Colossesi 1,16, che è scritto? In lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi gli angeli li ha creati Gesù, la parola fatta carne. Quindi tutti i termini che identificano gli angeli. Quando si parla di queste creature invisibili, parla di troni, signorie, principati e potestà. Quindi diverse realtà, diversi tipi di creature, con diverse forme, che la Bibbia ne parla. Noi qua non siamo per approfondire, però vi posso garantire che se dobbiamo fare uno studio sull'angelologia ci vorrebbe un anno. Però intanto una parte la prendiamo. Gli angeli sono menzionati nella Bibbia 300 volte. E non è poco, in almeno dei 66 libri, almeno in 34 libri sono menzionati 300 volte. Qualcuno si è passato il tempo a vederlo. Hanno avuto e hanno un ruolo importante in tutti gli appuntamenti principali della storia biblica, sia prima sia durante la storia biblica, ora e avranno ancora una funzione. Per questo è importante sapere degli angeli. Infatti erano presenti quando il mondo fu creato, nella Genesi parla degli angeli. Erano stati anche coinvolti nell'annuncio, nella consegna della legge di Mosè, lo troviamo scritto nel Vecchio Testamento. Erano stati attivissimi anche durante il ministero di Gesù sulla terra e durante i primi anni di vita della Chiesa, si parla di angeli, di intervento. Sono coinvolti anche oggi nell'ambito della Chiesa e avranno un ruolo fondamentale anche al ritorno di Cristo. Hanno una personalità? Sono delle persone come noi, anche se non li vediamo? Sì. Sono prima di tutto intelligenti, per questo diciamo hanno una personalità, perché hanno tutte le caratteristiche di una persona, perché una persona per essere una persona non si deve solo vedere, ma deve avere una personalità, un carattere, delle emozioni, deve vedere, deve parlare, deve sentire, deve toccare. E loro prima di tutto hanno un'intelligenza, lo troviamo Matteo 28,5. Non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Questo è un angelo, gli angeli, due angeli che apparvero quando Marta e Maria andavano a trovare Gesù nel sepolcro che non c'era più. Loro disse: io so che state cercando Gesù, quindi ragionano. Poi, hanno una volontà? Sì. La Bibbia parla nel Vecchio Testamento che un terzo degli angeli del cielo, quando fu sedotto da Satana e si ribellò, Satana è riuscito a portarsi con sé un terzo degli angeli del cielo. E qui parliamo di creature, di esseri che non si possono contare, non c'è un numero. È l'infinito dell'infinito dell'infinito. Pensate, però si limita a un terzo il Signore, tanto per farci capire, noi sappiamo che sono tantissimi, non si può contare,
un terzo, guardate che è una fetta grossa. Quindi hanno scelto di seguire Satana, quindi hanno una volontà, hanno anche emozioni, essi interagiscono tra di loro ed esprimono le proprie emozioni. Dopo che l'angelo ebbe annunciato ai pastori la nascita del Salvatore, ve lo ricordate, vi annuncio una buona notizia: oggi nella città di Davide è nato il Salvatore. Amen. Ve lo ricordate? Dopo che l'angelo ebbe annunciato, cosa è successo? Che si unì a lui anche una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio, dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Dio gradisce. Quindi hanno emozione, si sono messi insieme e hanno cominciato a lodare. Quindi sono delle persone a tutti gli effetti. Noi non siamo abituati a queste cose, ma Dio non ha fatto solo noi, ha fatto esseri anche di un altro tipo di livello, con un altro tipo di somiglianza, un altro tipo, poi vedremo, anche di forma. Luca 2,13. Gesù dice che gli angeli fanno festa in cielo quando un peccatore si ravvede. Quindi hanno le emozioni, almeno loro, quando uno si convette. Gloria a Dio, alleluia! 15,10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quindi fanno festa e anche vi è gioia. Questo indica che hanno una personalità, quindi hanno una volontà, abbiamo visto, hanno delle emozioni, sono anche esseri potenti. Ebrei 2,7 afferma che l'uomo è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Anche se non possiamo quantificare quel che sia di poco inferiore, è evidente che sono creature superiori a noi. La potenza degli angeli è messa in evidenza dalla loro conoscenza, la loro forza. Raffatti di poco, l'uomo è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Questo che vuol dire che gli angeli sono più potenti di noi. Quindi loro hanno una potenza, hanno un'autorità. Quindi per questo abbiamo bisogno noi di essere rivestiti dell'armatura di Dio, altrimenti loro ci fanno a fette. Loro ci superano a livello di intelligenza, di conoscenza, di discernimento, hanno esperienze di miliardi di anni, quindi conoscono bene la natura dell'uomo, conoscono le debolezze, quindi si sanno muovere, per questo dobbiamo conoscerli, anche se noi in questa sera vedremo gli angeli più quelli di Dio che quelli là, dei demoni, quello studieremo in un'altra occasione. Possono anche, per essere delle persone, possono anche vedere, parlare e sentire. Udite. Marco 5,96. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti a gran voce e disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E gli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. È scritto: quando vide Gesù, sono i demoni, cioè quando lo vide si mise a strillare. Quindi loro vedono attraverso le persone, vedono anche nel naturale, oltre che Gesù lo riconoscevano nel lato spirituale. Quindi lo videro e poi abbiamo visto anche cosa a gran voce, quindi parlano attraverso le persone. E poi anche egli rispose: il mio nome è Legione, quindi rispondono, parlano, vedono, sentono. Altro che storie. Hanno anche emozioni, come ho detto prima, Atti 8,7. Gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida. Quindi si gridavano, hanno delle emozioni. Marco 5,7. Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Qui erano tormentati, quindi hanno delle emozioni. E Giovanni 2,19. Anche i demoni lo credono e tremano. Quindi tremano, sono tormentati, gridano. Cosa fanno gli angeli di Dio, quelli buoni? Apocalisse 4,8. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Allora ci sono diversi tipi di angeli con diverse funzioni: quelli che sono messaggeri, quelli che fanno un certo tipo di lavoro, ma ce ne sono altri che hanno una funzione sempre nell'eternità di adorare Dio. Dice: lo fanno giorno e notte. Hanno, qua abbiamo visto, sei ali ed erano coperti di occhi tutti intorno e non ci stavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore. Quindi hanno sei ali e occhi di ogni intorno. Cosa significa? Serafino vuol dire infuocato, Lucifero, luce, o colui che brucia. Non è che sono infuocati che bruciano tipo fuoco, bruciano dell'amore di Dio.
lo adorano e sono disposti a tutto. Serafino è appunto uno che brucia. Vengono descritti con 6 ali, 2 per volare, 2 per nascondersi i piedi e 2 per nascondersi la faccia. Lo sapete perché? Per nascondersi la faccia, per dare gloria solo a Gesù. Volano questi qua, i serafini volano sopra il trono di Dio e lo adorano per la sua santità e dicono santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Quindi i serafini sono sopra il trono di Dio e non è poco. Invece i cherubini sono gli angeli che stanno sotto il trono di Dio e lo adorano costantemente. Questi volano di sopra, lo adorano, e questi stanno sotto. Questo lo troviamo in Genesi capitolo 3, 24. A guardia, questi serafini, del giardino di Eden, per impedire all'uomo peccatore di entrare e avvicinarsi all'albero della vita. E poi c'è Gabriele, porta sempre buone notizie. Sappiamo di questo angelo potente, arcangelo. E poi un altro, Michele. Michele invece non porta di solito notizie, ma fa sempre guerra. Quindi cosa fanno gli angeli? Eseguono giudizi, proteggono. Nel Salmo 91:1 è scritto: egli comanda ai suoi angeli di proteggerci. Guardate che funziona. Servono. Ebrei 1:14 dice: spii di servitori in nostro favore. Non rispondono alle preghiere, ma portano le risposte. Noi non possiamo pregare agli angeli, è peccato. Loro ascoltano solo Dio e loro sono stati creati, in questo caso, oltre che per la gloria di Dio, sono stati anche creati per servirci, per incoraggiarci. Hanno dei limiti, però hanno delle funzioni e lo fanno su questo. E poi gli angeli di Dio sono ubbidienti. Infatti sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. E poi i morti non diventano angeli custodi, né bambini, donne, eccetera eccetera. Questa è una tradizione. Quando uno muore non diventa un angelo, angelo di Dio, cuore sacro. Quando una persona muore non diventa un angelo, siamo quel che siamo per la grazia di Dio, abbiamo la nostra personalità. Siamo, quando poi verremo risuscitati a maggior ragione, Dio ci darà un corpo che non ha niente a che fare più con gli angeli, più alto, simili a Lui, e non è poco, fratelli. Qui non parliamo più di creature solamente, qui parliamo di essere figli di Dio, e questo nome Dio non l'ha dato agli angeli. Il figlio è uguale al padre, ha la stessa autorità, la stessa possibilità di potersi muovere come Gesù. Quanti figli ha fatto il Signore? Cioè essere uguale a Lui, lui ha partorito, cioè lui ha dato la sua gloria, ce la darà poi anche a noi in un modo perfetto. Altro che angeli qua. Siamo circondati da angeli, sì, 1 Corinzi 4:9. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Qua parla certamente degli angeli, dei demoni, uno spettacolo, nel senso cattivo. Questo che vuol dire? Che siamo circondati anche dagli angeli, questo gran numero di testimoni, santi. Quindi gli angeli ci sono e sono anche attorno a noi. Non bisogna inginocchiarsi davanti a un angelo, o adorare o venerare, come lo fa la Chiesa Cattolica. È idolatria, così come davanti a una statua, un'immagine, peccato, o qualunque tipo di immagine, non solo fisica ma anche spirituale, che abbiamo detto che non ci sono solo le statue materiali. Noi a maggior ragione, come cristiani, abbiamo capito che non si fanno queste cose, dobbiamo stare attenti a non inginocchiarci a quelle immagini spirituali. Apocalisse 19:9, Apocalisse 22:8-10, cosa è scritto? E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Questo era Giovanni quando fu rapito nell'isola di Patmos, fu rapito nello spirito, andò in estasi, fu rapito nel mondo spirituale. Quindi Dio gli aprì gli occhi, gli fece vedere la realtà.
E qui parla un angelo con lui, e lui quando lo vede subito si prostra, dice qua e lo adora. E questo dice: mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Qua è Giovanni che parla. Ma quest'angelo cosa mi disse? Guardati da farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Che cosa bisogna fare? Adora Dio, gli ha detto. Amen. Adora Dio. Per questo hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Quindi non bisogna inginocchiarsi né agli angeli e né alle creature, fratello. Salmo 34,7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E Giudici 13,17. Poi Manoah disse all'angelo del Signore: qual è il tuo nome, affinché quando si saranno adempiute le tue parole noi ti rendiamo onore? L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Allora c'è questo angelo che si accampa a quelli che temono Dio, anche se Dio ammette attorno a noi degli angeli che ci proteggono, però a volte Dio stesso si mette in persona, questo angelo del Signore, cioè che si accampa per liberarli. A volte viene Dio stesso in persona. Vi ricordate a Mosè, quando il popolo gridava per 400 anni che era difficile che questo faraone si piegasse? Allora a questo punto Dio stesso ha detto: io scenderò. Usò Mosè, ma era Dio che si stava muovendo, nel senso vero della parola. E qua è bello perché anche quando apparve questo angelo del Signore a Manoah, Manoah è il papà di Sansone, che gli dissero, quando videro questo angelo, perché gli dissero che avrebbe avuto un figlio, che l'avrebbero chiamato Sansone, che doveva essere consacrato, loro gli dissero: qual è il tuo nome? E lui disse, quest'angelo: il mio nome è meraviglioso. E noi sappiamo che c'è solo uno che è meraviglioso. Anche Gabriele, Michele, sono tutti nomi che si... Gabriele, chi è come Dio? Quindi già fa capire, si abbassano, anche loro no. L'unico, Gesù, che vuol dire Dio salva, solo lui è il nome più alto di tutti i nomi. Emmanuel, che vuol dire Dio è con noi. Guardate che nome alto, Meraviglioso, è uno. C'è un medico che dice che parla di meraviglioso, sei tu solo Gesù. Giudici 13, 21, 22... L'angelo del Signore non apparve più né a Manoah né a sua moglie. Allora Manoah riconobbe che quello era l'angelo del Signore e disse a sua moglie: noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio. Noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto chi? Non un angelo, abbiamo visto Dio. Loro sapevano che chiunque avrebbe visto Dio poteva anche morire, perché nessuno può vedere Dio e vivere. Infatti, se voi vedete Gesù, quando ogni tanto si manifestava la sua natura divina, si mostrava lui con gli intimi, si portò una volta anche i suoi tre discepoli, Matteo, Marco, Giacomo, Giovanni e Pietro, li portò nel monte della trasfigurazione, fece vedere la gloria sua. Noi sappiamo che loro caddero per terra, perché nessuno può vedere Dio e rimanere vivo. Così noi diciamo ogni volta: finché non incontri Dio non muori. Ora qua non moriamo più fisicamente, grazie a Dio, perché il sangue di Gesù ci ha giustificati, però ogni volta che stiamo con il Signore moriamo a noi stessi, cambiamo. Amen. Di carattere, la nostra lingua cambia, i nostri pensieri non sono più in gelosia, invidia, maldicenza, diventiamo a sua immagine. Quindi però c'è questa morte. L'apostolo Paolo disse: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. Paolo disse: io ho la fede del Figlio di Dio. Mamma mia, Signore, dammela veramente. Ma noi siamo figli di Dio, dobbiamo esercitare la fede. Egli mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso, e io sono rimasto là presso il re di Persia. Se voi vedete, in questa occasione, gli angeli sono mandati in nostro soccorso, ma non sempre abbiamo subito la risposta. Qui in questo versetto è scritto che il re di Persia ha fatto opposizione. A volte le preghiere che facciamo, cioè, ma dove sono anche gli angeli che Dio ha messo con noi?
non sono a volte subito esaudite, perché non, nelle cose, nelle sfere spirituali non è così: Signore, ti prego, dammi questo e subito cala, come se c'è la bacchetta magica e un signoruzzo, come chiamano alcuni, un signoruzzo mio, ma fare sta grazia, perché io sono buono, sai, ci porti fiori, non ho fatto mai male a nessuno, quindi me lo merito, e quella è l'ultima persona che il Signore benedice, sicuro. Ma a volte ci sono dei combattimenti, passa del tempo, quindi questi angeli combattono per noi, non è che non hanno il potere, ma a volte ci sono delle resistenze anche umane. Allora, per quanto riguarda gli angeli, a volte queste risposte non ci sono perché ci sono queste resistenze. Loro non ascoltano i nostri comandi, ma servono coloro che amano il Signore. Ce l'hai Marco 1,13? E nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Gesù, quando era durante la tentazione, gli angeli erano con lui, non era solo in questo combattimento, che facevano? Lo servivano, cioè lo curavano, in qualche modo lo incoraggiavano, facevano il tifo per lui. Per questo è importante, fratelli, sapere che quando passiamo i momenti difficili non solo abbiamo il Signore dalla nostra parte, ma Dio mette anche gli angeli. Forse tu non li hai visti perché forse non hai mai combattuto per Dio a un certo livello, ma ti posso garantire che se tu fai la persona seria e cominci a pregare e digiunare come faceva, non dico Gesù, ma cominciamo a servire il Signore come si deve, Dio ti mette accanto anche i suoi strumenti. Matteo 26,38. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Gesù in quei momenti dice che era preso da una tristezza mortale, quindi oggi diciamo depresso, sfinito. Aveva chiesto pure aiuto ai suoi discepoli o ai suoi amici, ma nel momento del bisogno urassarono solo. Qui non parliamo solo a volte dal punto di vista materiale, ma ancora di più dal punto di vista spirituale. E non c'è cosa peggiore, fratelli, di non essere capiti da chi dovrebbe capirci e lasciati. Che facevano i discepoli? Invece stava vicino a Gesù che stava veramente piangendo, era scoraggiato, stava per mollare quasi quasi dal punto di vista umano. Non aveva nessuno. E Dio che fa? Gli manda degli angeli. Un angelo ci apparve e lo incoraggiò. Quindi anche Gesù ha avuto bisogno. Pensate noi, e voi che pensate che se passiamo dei momenti difficili che il Signore non accampa anche i suoi angeli? Dio mette a disposizione della Chiesa tutto ciò che ha di bello. Quindi non siamo soli, fratelli, che guardate che saremmo veramente soli, c'era qua veramente da spaventarsi. Luca 22, 43-45. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. Quindi questo angelo che apparve gli diede la forza. Sicuramente gli ha detto: non temere, stai tranquillo, non mollare. Forse è arrivato il momento più difficile della tua vita, che forse dovrai rinunciare a qualcosa che tu ci tenevi più di quanto. Perché ci sono a volte cose che non tutto è volontà di Dio. Cioè Gesù doveva lasciare le persone più importanti della sua vita, che comunque li amavano stessi discepoli. Persone in cui veramente gli avevano riempito fino in quel momento il cuore. E sapere che doveva andarsene, guardate che non era facile, E poi sapere che doveva soffrire la croce, già sapeva che era arrivato il suo momento. Fratelli, in questi momenti il Signore non ci lascia da soli, mai. Amen. Ha mandato un angelo, dice che gli ha dato la forza, appunto, che poi Gesù, dopo che si sentì fortificato, disse ai discepoli, dopo, perché era forte: adesso potete dormire, fate quello che volete, ma il diavolo vi ha presi. Che loro si sono fatti prendere da che cosa? Dice: dal sonno. Quando noi diciamo: fratelli, stiamo con la chiesa, stiamo con i fratelli veramente, non cerchiamo le cose del piacere e divertimento, a volte anche nelle feste, nelle cose, invece di approfittare e di essere alla presenza di Dio con la chiesa e fare le cose spirituali, facciamo come quelli del mondo, ma anche nelle cose secolari. Cerchiamo di stare vicino alla Chiesa, vicino alla presenza di Dio. Dio ha accampato angeli, ma ha accampato anche la Chiesa. Poi se ti trovi in un momento dove in difficoltà, non perché non vuoi, perché non puoi, è quello che dico sempre, che mi dispiace, perché quelli che possono non vogliono, e di questi me ne guardo,
ma quelli che vorrebbero stare non possono perché hanno delle situazioni, ma non così, parliamo di sentimenti, parliamo di difficoltà veramente. Ma di questi Dio si prende cura e lui manda il meglio che ha, il suo angelo. Gesù si fortificò e gli disse: adesso potete anche dormire tranquilli, ora sono abbastanza forte per passare questa prova. Guardate gli angeli che servono, no? Chi serve Dio li vede gli angeli. Chi non lo serve non sa manco chi sono, perché non servono a Dio, quindi Dio non glieli manda in soccorso. Che a volte servire Dio vuol dire rimanere da solo. Gesù doveva rimanere da solo affinché la salvezza che Dio avrebbe portato attraverso di lui un giorno poteva dire: non è stato grazie a voi, ma è stato grazie a Dio. E forse è meglio così. A volte che rimaniamo soli anche nel ministerio, nella chiamata che Dio ci dà, anche come cristiani, non per forza perché io sono un ministro, anche come cristiani a volte siamo da soli, ma posso dire che non siamo da soli. Se serviamo Dio, Dio onora quelli che lo onorano. E vi voglio dire, questi fratelli, non c'è cosa bella di stare in compagnia di angeli che di demoni. Il prossimo versetto, Chiatti 27, leggilo. Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Qui non era Gesù, era chi? L'apostolo Paolo, era in missione. Non era uno che gli piaceva la comodità della casa, era uno sempre attivo che lavorava a disposizione dei fratelli e della chiesa, aveva rinunciato alla famiglia, forse anche alla moglie, sembra che era sposato, aveva rinunciato veramente a tutto, lavoro, tutto, per servire Dio. E ci fu un momento molto difficile anche nella sua vita, non uno, ne ebbe più di uno, e anche lì ebbe questa grazia di essere accompagnato anche da angeli. E lui lo disse in questa lettera negli Atti, dice: poiché un angelo del Dio alla quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo. Che bello, eh? Avete mai visto un angelo a casa vostra che vi appare e vi dice certe belle parole? Io sì, non li ho visti, ma li sentivo, e sentivo anche la voce, e dicevano: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, io ti ho dato tutti quelli che navigano con te. È bello che quando si parla dell'angelo non fa riferimento all'angelo, ma a Dio. Dice: un angelo del Dio. Quindi non mette tanta enfasi sull'angelo, ma a Dio. Però vedete come Dio opera, usa gli angeli per incoraggiare a quanti servono. Dice: alla quale io appartengo e servo. Molti appartengono a Dio ma non lo servono, e chi non serve, non serve anche nel regno di Dio. Chi non serve, non serve. Quindi pensano solo alle loro cose, solo nel momento invece che ci vogliono per la chiesa, non ci sono, e questi non servono. Sono persone, non dico figli di Dio, quando parliamo di servizio parliamo di rinuncia, di organizzarsi. E fratelli, guardate che noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro qua, e il nostro obiettivo è quello di portare l'anima al Signore. Qua non è questione di fare, fratelli, di divertirci, qua è questione che la cosa è seria, quindi dobbiamo sapere muoverci nelle cose. E che bello, anche se a volte rimaniamo da soli, sì, grazie a Dio, meno male, meno male, possiamo dirlo tante volte, invece di avere accanto chi, quando Paolo disse, quante volte anche lui, come lui che era un apostolo, dice: Dema e un altro, non mi ricordo come si chiama, Alessandro, detto, mi hanno abbandonato alle cose di questo mondo, hanno preferito invece di servire Dio dividersi alle cose di questo mondo. Ci sono, ma grazie a Dio il Signore, siccome noi serviamo Dio, e quando serviamo i fratelli, noi non serviamo i fratelli, cioè noi serviamo il Signore. Abbiamo questa consapevolezza, quindi per noi non è una rinuncia, perché abbiamo rinunciato già a tutto, perché il Signore è la nostra, è Lui Dio. Secondo Re 6:16, quegli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro.
Eliseo aveva pregato per il suo discepolo perché aveva visto che era stato circondato da un esercito umano che li volevano ammazzare, perché siccome Dio usava Eliseo per dare consigli al re e vincevano sempre, il re nemico che ha fatto? Ha mandato una schiera per uccidere questo profeta, che l'altra volta abbiamo parlato di Eliseo. E quindi il servo di Eliseo ha detto: "Ca, finito, siamo consumati, ho un nemico buttasse." In una situazione tragica, perché lui vedeva solo dal punto di vista umano. E il Signore pregò, Eliseo pregò Dio, ha detto: "Signore, fagli vedere a Eliseo, fagli vedere a questo mio discepolo, non solo l'esercito terrestre che ci vuole uccidere, ma facci vedere anche l'esercito celeste che è a nostro favore." Dopo che lui pregò, dice che gli disse: "Vai fuori, guarda chi c'è." Quello è uscito di nuovo fuori e disse che non vide più l'esercito umano, dice che vide l'esercito degli angeli che era tutto attorno a loro. E lui disse: "Coloro che sono con noi sono di più di quelli che sono nel mondo." A volte noi abbiamo paura, ci muoviamo in un modo e ora come facciamo qua? Dio manda i suoi angeli, questo che vuol dire, fratelli, che quando ci sono delle cose che Dio muove, vuol dire che poi avvengono anche delle situazioni che cambiano, i miracoli sono preceduti da, prima di tutto, degli avvisi. Oggi è nato il Salvatore, quindi prima il Signore avvisa, tra poco ci sarà una grande vittoria, sappi aspettare, e poi dopo avvengono. Daniele 2.1, leggo io: "In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro." Qui parla degli ultimi tempi, ci sarà una grande persecuzione. Ora, Dio che farà? Manderà, sorgerà chi? Michele, uno dei capi degli angeli. Dio manderà. Guardate, noi parliamo così, ma dietro queste creature non è che si nascondono, ci sono delle persone che hanno una realtà potente. Perché Dio potrebbe fare le cose anche così, ma lui ama muoversi attraverso anche gli altri. Qualcuno disse che la somma della scrittura, della Bibbia, non sono altro che angeli. Ogni virgola, non sono altro che angeli, messaggeri. Bellissimo, il regno di Dio è qualcosa, fratelli, di profondo. Quindi coraggio, avanti. Nei momenti difficili non temere, Dio sa come tirarci fuori. Lui ha tanti strumenti e ha anche gli angeli. E finisco con Daniele 6:20-23, che dice che quando Daniele fu vicino alla fossa, il momento della prova, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: "Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni?" E Daniele rispose al re: "Vive sempre, re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re. Non ho fatto niente di male." Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. E Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Quindi la soluzione non è l'angelo, la soluzione è che lui ha avuto fiducia nel suo Dio e Dio ha operato. Cosa fece Dio? Gli chiuse la bocca attraverso questo angelo ai leoni. Potrebbe esserci ancora davanti a te una situazione dal punto di vista umano. Io l'ho detto anche tempo fa, conobbi una sorella con un tumore dalla testa ai piedi, quindi piena di leoni, e guardate che leoni ruggiscono, fanno paura, no? Una situazione da far paura, da far tremare chiunque. Però cosa disse qua Daniele? Il suo angelo ha chiuso la bocca dei leoni. Ma credo che c'è questa situazione e forse sta durando, ancora non si è qua, non si è morto, non è successo niente. Io ho conosciuto fratelli e sorelle in cui Dio in qualche modo ha permesso delle situazioni umanamente impossibili, quindi che hanno vissuto lo stesso con i tumori nel corpo, con i leoni che ruggivano, ma non facevano niente. Perché Dio, niente si muove nella nostra vita se non c'è Dio che lo permette. Noi a volte ce lo dimentichiamo perché vediamo circostanze e situazioni che fanno tremare. Dove vediamo di leoni, perché noi sappiamo che il nemico viene come un leone
e cerca di divorare, quindi rugge, fa paura. Quindi situazioni e circostanze materiali o spirituali dove noi diciamo qua è finita, Signore, ormai sono morto, anzi è meglio che mi tolgo la vita. Invece no, l'ho detto, il Dio che io servo, lui aveva fiducia in Dio e Dio ha mandato un angelo, ma che aveva queste situazioni, queste circostanze non dominavano la sua vita, lui era però tranquillo, disse, ora io sono qua, tutto tranquillo, io non ho fatto niente. E lui poi lo tirò fuori, il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca del leone. Anche Pietro, quando rientrò in sé, disse, ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che attendeva il popolo di Giudea. Anche Pietro fu messo in carcere ingiustamente perché era un servo di Dio. E Dio cosa fece? Nel momento più difficile, anche lì gli mandò un angelo. Fratelli, quindi oggi voglio lasciarvi, anche se ho preso un po' di tempo, questa figura sentivo da parte di Dio, perché Dio mi ha messo nel cuore di portare questo fatto degli angeli, perché Dio ci conosce, sa quello che stiamo passando, e forse qualcuno in particolare, e quindi come si dice, Dio stesso ci conferma che la prova che stiamo passando in qualche modo, a volte difficile che possiamo passare, ma ci conferma, e noi lo sentiamo, che a disposizione nostra ci ha messo anche l'aiuto degli angeli, che ci servono e ci aiutano. Questo ci deve incoraggiare, fratelli, che a volte anche quando siamo da soli, in un momento particolare della nostra vita, abbiamo Dio, confidiamo nel Signore, questa è la nostra fonte, però sappiate che Dio manifesta anche gli angeli, ci sono queste creature. Quindi c'è la possibilità, forse il Signore ci ha vista prima, in modo che poi dopo quando vengono e li vedi, poi dici, ah, perché guardate fratelli che la prima impressione non è facile, eh. Io c'è un libro che qua non so se c'è più, mia nonna che adesso non c'è più ha fatto un libro che si chiama Grazia su Grazia, anni fa, dove quando mio nonno doveva morire, che aveva un problema gravissimo, gli avevano chiamato dall'ospedale, gli hanno detto, signora venga perché suo marito sta per morire, gli suonavano al citofono, al campanello, in via Ursino, mia nonna ha aperto e apparvero due uomini alti con le vesti bianche e gli dissero, ci ha mandato Dio, e gli dissero, Dio ha allungato la tua vita alla vita del tuo marito per altri 14 anni. Mia moglie dice, mia nonna mi ha detto che era rimasta paralizzata anzi della morte, cioè, non si spaventa, e per come erano venuti se ne sono andati, poi sono scomparsi. E mia nonna doveva andare lì perché erano gli ultimi momenti. Quando andò lì, avvisò anche mio zio Pietro, che poi si convertì anche lui, che quando andò lì, mio nonno da quel momento stette bene. E per 14 anni stette bene. Mia madre, che lo sapeva, però non ce l'aveva detto a noi nipoti, a noi figli, oltre che l'avevano tenuta per sé questa cosa. Poi dopo che mia nonna ha fatto il libro, ho letto, in quei giorni che si presumeva che erano passati 14 anni, mia mamma la vidi piangere, però non sapeva il motivo, poi l'ho saputo dopo, perché sapeva che lei in quell'anno suo padre doveva morire. E così poi è successo. Dio ha adempiuto la sua parola, proprio per dire, avete visto, Dio ha mandato gli angeli. Quindi, Signore, quello che vuoi fare nella nostra vita, mandali e incoraggiaci. Amen. Andiamo a alzarci questa sera.